Godi a Jacopo. Cioè abbiamo bisogno del parere dell'istituzione, il parere della gente. Poi le immagini parlano da sé. È un popolo senza bandiera, senza un Stato, un popolo sempre nel movimento, un popolo che è sempre stato nomade fino a pochi anni fa. Ormai diciamo in Italia ormai i nomadi sono diventati stanziali, non sono diventati più nomadi, si sono creati dentro in questi mega campi dove abitano con baracche fatiscenti, vivono in condizioni igienico-sanitarie molto precari e stanno cercando di cominciare ad inserirsi. Oddio, non tutti i nomadi delinquono, questo è da premettere. È ovvio che c'è una grossa percentuale che per tradizione storica vive di questo tipo di proventi, che sono di natura illecita. Quindi, come dire, vivere in un campo nomade significa assimilarne tutte quelle culture, anche di illegalità in questo caso. Io credo che noi dobbiamo lavorare su due direzioni. La prima è quella del tentare di superare i campi nomadi, riuscendo a portare dentro le case chi oramai non è più nomade, perché molti di questi cosiddetti zingari in realtà sono stabili da decenni. E il secondo, di legare questo della stabilità abitativa con il portare i bambini a frequentare le scuole. Che noi non abbiamo preso da 8 mesi i stipendi e le nostre donne che fanno adesso? Vanno a chiedere l'elemosina, lasciano i bambini dentro nelle case, qui come si vede il pericolo, qui non ci abbiamo, ogni giorno viene solo 2 volte l'acqua. Il nostro Tito sì che era una persona per giusta, che voleva tutti gli nazionali.